avversario completamente diverso, un avversario con più qualità, con più esperienza, un avversario importante per questo campionato, ma per noi, noi affronteremo la nostra partita come sempre allo stesso modo. Quanto può pesare l'assenza di Vuccione domani, mister? Ma è indubbio che Pippo è un giocatore importante per questa squadra, ma è un giocatore tra i più importanti appunto di questo campionato. Però abbiamo valide alternative, che poi io non chiamerei alternative proprio, ma sono giocatori appunto titolari allo stesso modo degli altri. Abbiamo una rosa, anche se giovane, però con qualità e giocatori importanti, sia davanti ma anche in altri ruoli. I gol devi. Noi diciamo difensivamente lavoriamo tanto. Forse questa settimana abbiamo lavorato meno sul campo, anzi, anche per un discorso di partita infrasettimanale siamo riusciti a lavorare meno. Però abbiamo parlato tanto, non dico tanto, ma è il giusto. E probabilmente il discorso è più mentale che tattico, tecnico-tattico. Il discorso, secondo me, di cui abbiamo parlato. Tanto piuttosto di un discorso singolo, un discorso di personalità, di calciatore, di difensore piuttosto che di calciatore. Perché i gol presi che abbiamo preso in queste ultime partite sono stati piuttosto errori del singolo, di concentrazione, di marcatura, quindi cose di cui sapevo che comunque c'era questo difetto, chiamo io, che questi calciatori un pochino si portano dalla loro carriera, diciamo così, su cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando, però che voglio delle risposte adesso. Che partita ti aspetti domani? Ma una bella partita, credo, perché comunque la Ferrarpi è una squadra che tende a fare la partita, come vogliamo fare anche noi, quindi una bella partita, credo equilibrata, che spero vinca il Mantova.